Salve gente, sono Cecchino98 e oggi voglio portarvi un gioco nuovo che si chiama Killing Floor ed è un gioco survival horror in cui saremo assaliti da delle ondate di zombie e dovremo sopravvivere. In questo momento sto giocando sulla mappa Acquedotto o Waterworks, in inglese è più figo, a difficoltà normale. Prima di cominciare voglio dirvi che il gioco è parecchio violento, ci sono parolacce e nudità parziale, quindi se queste cose vi danno fastidio vi sconsiglio di vederlo, altrimenti continuate a guardare, le cose a me non danno fastidio quindi non ci sono problemi. E andiamo su pronto e direi che possiamo cominciare. Ah, qui subito delle munizioni che tanto non mi serviranno perché ora ho preso il Berserker che è più forte con le armi melee. Per la prima ondata è ottimo quando ci sono ancora i nemici più scarsi. Quindi, ecco, stanno arrivando da di qua. Dannazione. Questi sono i Gorefast che sono quelli un po' più forti all'inizio, perché hanno una spada e sono più veloci e ti fanno più danno. Questi invece sono i Cloth, quelli più normali. Comunque, ora ci saranno 4 ondate in tutto. E la prima adesso sarà abbastanza facile. Oddio, arrivano dappertutto. Meglio se vado qua dentro. Aspettiamo che arrivino. Tanto riesco a one shotare, quindi non è un problema. L'unica cosa brutta dei clot è che sì, muoiono subito e sono scarsi, però possono afferrarvi. Ecco, dannazione, mi hanno preso da dietro. No! Dannazione, possono afferrarvi e lo lasciarvi andare. Con il Berserker, cioè il Berserker ha la possibilità di non essere afferrato dai clot. Anche per questo è utile. Però insomma, più avanti quando arriveranno i zombie più potenti sarà pericoloso andare ad affrontarli con le armi da distanza avvicinata. Aia. Ok, è un'ondata completata. Ora dobbiamo andare al negozio. E io sono stato un po' stupido perché avrei dovuto cercare di uccidere l'ultimo zombie mentre ero vicino al negozio, perché chiude in un minuto. Anche se siamo normali, non so, non riesco a non posso assicurarvi che sopravviverò, perché insomma. Comunque penso che prenderò lo specialista di supporto adesso, perché ha i fucili a pompa che fanno tanto male. Mi prendo anche l'armatura e dovremmo essere a posto. Ci sono 4 ondate in tutto, almeno alla lunghezza che sto giocando adesso. E dopo la quarta ondata arriverà il Patriarca, che è un'ascia. Questa sarà utile. È un il Patriarca che è, diciamo, il capo di tutti gli zombie, che è potentissimo e probabilmente mi ammazzerà. Comunque, noi ci proveremo lo stesso. Quest'ascia è utile perché non la userò magari, però posso venderla per 750 sterline, che non è niente male. Ok, prossima ondata in arrivo. Non dovremmo morire neanche a questa, perché è abbastanza facile. Anche se cominciano ad arrivare gente già più forte. Ok. Ora sto aspettando qua, anche se sarebbe meglio non stare nello stesso posto per tutto questo tempo, perché ecco, arrivano di Gorefast. Dannazione. Poi gli altri. Sento di cavolo, ci sono dei. Ecco, questi qua. Questi qua piccolini che strisciano. E sono fastidiosissimi perché non mi fanno molto danno, però sono difficili da colpire. La maggior parte delle volte. Aia! Che arrivano. Cavolo. Che arrivano. Voi non li vedete e vi fanno fuori l'armatura subito. Quella invece che mi sta volando adesso è una sirena, che è uno dei più pericolosi. Perché vi fa danno direttamente alla vita, non all'armatura. E se state vicino ve ne fa tanto. Inoltre può distruggere le granate con le urla senza farle esplodere. Sì, qua cominciano ad essere un po' troppi, però no, mi sono. Ah no, bene, non è un vicolo cieco, perfetto. Ok, è morta la sirena. Azione. Ok, sono rimasto in due. Sono un po' lontano dal negozio, quindi mi conviene andare lì. Ah, comunque, utilizzando le armi melee, questa distanza avvicinata, andrete più velocemente, un po' alla Counter Strike. Ah sì, non ho parlato di quello lì che è il Blot, che è una specie di boomer di Left 4 Dead, cioè è un ciccione che viene qui, vi vomita roba schifosa addosso e poi non vedete più niente, vi fate male e succedono cose brutte. Quindi ci vorrà un po', perché devo cercare di portarmeli vicino al negozio e poi ammazzarli lì per non perdere troppo tempo. Il problema è che sono lenti e se mi allontano troppo respawnano. Quindi ci
Scivola un po', ma la pazienza è la chiave di tutto. Questo gioco non è un granché come grafica perché è una mod di Unreal Tournament 2004, che è un gioco abbastanza vecchio, quindi potete immaginare. Qui c'è un bullpup invece. Ah, non posso traspostarlo, dannazione. Peccato perché anche quello lì è un'arma abbastanza utile, ma è più per il comando che per altro. Sentite, io mi sono stufato, li ammazzo qui. Tanto non devo stare a baricarmi o fare cose molto complicate, quindi posso tranquillamente andare al negozio. Sperando di non metterci troppo. Adesso tipo sarà lontanissimo, anche se sono solo 52 metri. No, che non dovrebbe essere troppo lontano. Sì, venderò anche l'ascia perché mi potrò prendere, fare più soldi almeno. E niente, poi c'è questa tizia qua dal negozio che, boh, ha tipo tutte le armi del mondo e non ti aiuta ad ammazzare gli zombie. La cosa più lecita da fare qui sarebbe tipo ammazzare la tizia, rubarle tutte le armi e poi vincere praticamente. Però no, non lo possiamo fare perché il gioco è cattivo. E gli sviluppatori sono delle persone orribili. Oddio no, dovevo vendere l'ascia, effettivamente. Però non mi servono soldi, no, no, non mi conviene tornarci. Vabbè, pazienza. Sì, vabbè, intanto il mio omino che insulta gli zombie a caso, va bene. I doppiaggi fanno anche abbastanza schifo, ma vabbè. Oddio. Questo fucile a pompa che mi sono preso è molto versatile perché non fa molto danno, però il caricatore è capiente e non bisogna ricaricare un colpo alla volta. Quindi è abbastanza utile. Azione. Sta mappa mi piace abbastanza, però non è la mia preferita. Avrei voluto farne un'altra, però il gioco mi laggava perché è una mappa abbastanza grande. Sì, io riesco a far laggare i giochi del 2004, non chiedetemi come, ma ci riesco. Riesco a far girare benissimo Minecraft, ma giochi come questo mi laggano. Ok, finora non stanno arrivando zombie troppo potenti, quindi dovremmo essere ok. Sì, però non sto avendo affatto difficoltà. Oddio, no, 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 sirena, sirena. Cattivo. No, no, non urlare. Dannazione. Ok, questo è uno scherico, questa è la motosega, dovete starci attenti. Bene. Con te colpi la testa di fucile a pompa in genere muore, però non ha poca vita. Se non sapete come affrontarlo è pericoloso. Ma quello che mi preoccupa è la prossima ondata, e adesso vedete perché, arrivano delle cose veramente brutte, cattive e brutte. Okay, voglio provare a tenere due fucili a pompa, perché sempre meglio avere varietà. Sì, così uno no, sul tè. No, tutti e due sul tè. Aspettate, forse fatemi un po' controllare una cosa. Questo è quello da combattimento, Peccato, tesoro. sì, invece che quello da combattimento, credo Portare che tutta quella roba. prenderò. Sì, quello da caccia che fa più danno. Peccato, Ah, tesoro. bene. Ok. Sì, peccato tesoro. Ho capito, stai zitta, gli ho rotto le scatole. Troia, boh. La odio quella donnina, va bene? La odio. Ok, voglio trovarmi uno spazio aperto adesso perché arriverà una cosa molto brutta. E devo riuscire a vederla il prima possibile. Ok. Ecco, lo sento, lo sento. È il flash pound questo. Oddio, no. Dannazione, mi ha preso. Mi ha vomitato. Mi ha schifato tutto. Non vorrei che mi arrivasse il flash pound da dietro, quindi voglio continuare a muovermi. Oddio, scherzo. Ok, potrei morire qui. Oh, cacchio, eccolo. Via, granate, granate. Oddio. E ci muoio. No, no. No, 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 no. Oddio, è morto. Oddio, via, via, via. No, 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 non mi ammazzare. No, 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 no. No, 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 curati, 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 curati. No, Ask, no, l'Ask spara, è cattivo. Comunque, il flash pound è il più pericoloso di tutti.
si incazza, fa un casino di danno a tanta vita. Però è debole agli esplosivi, quindi dovete usarci le granate. Oddio, non riesco più a stare attento. Dannazione. Oddio. Potrei morire qui. Potrei effettivamente morire. No, sirena no. Ecco, intanto avete anche questi slow motion che sono utili. A volte sono fastidiosi, però sono utili per tenere un po' più sotto controllo la situazione. Oh mio Dio, quanto ho rischiato lì. Comunque, ora sono a posto. Io, se il flash pound si fosse avvicinato, sarebbe stata la fine, veramente. Il problema del flash pound è che, oltre a fare un danno assurdo, tipo anormale fa 40 di danno a colpo, cioè in 3-4 colpi vi ammazza anche se avete l'armatura, è che, oltre a fare un sacco di danno, avere più vita di tutti, se scappate da lui per troppo tempo o lo danneggiate, va in uno stato di rabbia e diventa velocissimo, cioè anche se mettete l'arma melee non potete allontanarvi da lui, e quindi va fatto fuori il prima possibile. In compenso è debole agli esplosivi, quindi con le granate si sistemano. Comunque prima è stata brutta, è stata veramente brutta. Ok, sono troppo lontano dal negozio, non mi piace con quella sirena lì. Vedo se posso aggirarlo, potrebbe volerci un po'. Dannazione. Mamma mia, quanto è stato rischioso lì. Il problema di questo gioco è che è veramente facile morire. Cioè, i zombie non sembra, ma anche i clot, che sono quelli più scarsi, possono farvi parecchio danno in poco tempo. E quando venite attaccati da tanti zombie e vi prendono in una mossa, non riuscite a scappargli, veramente siete nella merda. È difficile come gioco, anche alle difficoltà più basse. Ma anche questo che lo rende bello. Dai, sirena, muoviti. Poi ha le tette mosce, statista. Io boom, è bruttissimo. Me ne vado. Alla prossima ondata ci sarà il patriarca. E quello è brutto. Quello è molto brutto. E vorrei cercare di studiare un po' la zona circostante, per vedere se c'è un posto dove posso mettere delle bombe a tuba. Perché quelle gli fanno parecchio male. Un buon posto ne sarebbe più qui. Forse mi conviene anche prendere il demolitore, perché gli faccio più danno con quelle. Ma se non riesco a fargli danno con quelle, poi sono fottuto. Ok, io ci provo dopo. Ecco. Oddio, muoviamoci. Allora, vediamo questo. Questo mi prendo la A12. Poi passo al demolitore. E mi servono queste, che gli fanno tanto 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 male. E vediamo un po', le metto quasi quasi qui su questa scala. Ecco. E sto ad aspettarlo qua vicino. Conviene metterle un po' a tappeto piuttosto che tutte in un unico punto. Perché il patriarca, dovete sapere che è armato di un lanciarazzi e di una minigun. E lui può sparare con il lanciarazzi e farvi esplodere le tube. Dannazione, non ho altri soldi. E vabbè, faremo solo con queste. Quindi ora quello che farò è mi metterò in questo punto qui, per vedere se arriva da qua. In modo che se mi sparo un razzo posso togliermi. E se arriva da dietro, passerà sulle bombe. Però effettivamente mi sono accorto che potrebbe vederle lì, quindi potrei essere in una cattiva situazione. Oh Dio. Poi parte la musica epica, vabbè. Oddio. La A12 è il fucile a pompa automatico, che gli fa un casino di danno. Però ho paura di morirci lo stesso. Oddio, dov'è? Devo grattarmi la schiena, dannazione. Non arriva adesso. Eccolo! Cacchio! No! Muoi. No, mi ammazza. Cacchio. Passiamo di qua. Cacchio. Usiamoci questa, va. No. No, via.
Via via che mi fa un cazzo di male. Un cazzo di male. Ma è passato. Muori, 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 muori. Sì, sì, morto. Vai, ha funzionato la strategia. Grande. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. E, non farò una serie su questo gioco, però potrei farci degli altri video magari in cui gioco con qualche mio amico. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. No, dannazione, sta cambiando mappa, vabbè. Dicevo, per la terza volta, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.